Salve a tutti ragazzi, ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Riassunto dell'episodio 1 di Lasciami Entrare, serie TV originale Paramount Plus, prodotto da Showtime, il canale che ha anche prodotto, ovvero Dexter, non il cartone animato Dexter, ma avete capito. Che dire di questa serie TV? Per chi non lo sapesse, la serie TV è tratta da una graphic novel, se non mi sbaglio, da un libro, che già ai tempi, nel 2008, uscì già Lasciami Entrare. Non mi ricordo se era spagnolo o francese, ma lo dovete dire voi, se ve lo ricordate. Mi piacque molto. Sulla trama e tutto era molto originale, e poi fecero anche un remake. Secondo voi in America, secondo me, questi sta fermo, giustamente anche loro hanno fatto un remake, no? 5 anni dopo, se non mi sbaglio circa, e c'era Chloe Grace Moretz. Ho apprezzato anche il remake, ma io mi chiedo, dopo 10 anni, ma c'era bisogno di fare un altro Lasciami Entrare? Direi basta, teniamo chiusa sta porta, non facciamo entrare più nessuno, no, direi. Siamo sempre a una situazione davvero, direi, triste. Mi sto accorgendo di tutto, non lo so, tra il ritorno di Silent Hill 2, il ritorno di Resident Evil 4 nei videogiochi, il ritorno nella TV, nei film, eccetera, che ne so, il ritorno di Top Gun, eccetera. Dopo 35 anni c'è bisogno di fare Top Gun, Hocus Pocus 2, cioè, stiamo facendo un sacco di ritorni, remake, reboot, ma come cazzo siamo combinati? Cioè, ma veramente, che tristezza. Vabbè, a parte questo, parliamo di questa serie TV. Io la mia domanda più grande, che mentre guardavo la serie TV, la regia Katia, che non ha mai visto né l'originale, né ha letto il libro, né ha visto il remake, non sa un cazzo di Lasciami Entrare. Ci sembrava che era una cosa porno. Mi ha detto no, non è niente. Vabbè, lo esageriamo. Lasciami Entrare nel... Ora qualcuno mi dirà che sono... Vero? Sei volgare. Sono volgare. È vero. Almeno faccio ridere. Detto questo, la trama è questa. Abbiamo la nostra Ellie, questa ragazzina, che torna dopo 10 anni insieme a suo padre Mark, Kane, che tornano a New York dopo tanto tempo. A New York ci sta di Monsieur Achille, che macella la gente, sì. Fa pezzi, e come vicino di casa c'è proprio questa detective che indaga su questi omicidi per capire chi è. E vediamo che il nostro Mark tiene sua figlia dentro una valigia, così nel trolley. Se la porta in giro, ma perché? Si può piegare. Cioè, perché se la porta in giro sua figlia, che ci avrà quando? 10-12 anni? Se la porta in giro così perché è una vampira. Attenzione, non è uno spoiler, è così. Quindi, per non fare la pia sole, deve per forza, diciamo, nascondere in questa maniera. La cosa che vorrei dire, no, che penso sul fatto se somiglio o meno al... Scusatemi, è successo una piccola... Ritornando a parlare della trama, io mi facevo varie domande, però ne voglio parlare alla fine, solo, mi raccomando, solo se avete letto il libro, avete visto il film, l'originale, il remake, il cazzo che... Perché può essere che vi potrei rovinare quei film, che poi... Non si sa, dopo che avete visto la serie TV siete poi, no, interessati a vedere i film, dici, ma chissà come sono i film... Ecco, non ve le voglio dire. Allora, stavo dicendo, il nostro caro padre di famiglia, la moglie sembra morta, non si sa se è stata la figlia che se l'è bevuta così per fare spuntino, non lo sappiamo, e quindi cerca di nuovo di rimettersi un po' in piedi, in frattempo trovare qualcosa da mangiare per sua figlia e trovarsi anche un lavoro. Ma in questa sua vecchia conoscenza, che sa un po' tutto, sa di questa cosa, e gli chiede se ha trovato la cura. Dice no, non ho trovato un cazzo. Piccola postilla, all'inizio della puntata vediamo questo signore con suo figlio, che suo figlio è contento perché c'è il sole, dice, ah, che bello, posso uscire, perché questo qua è anche lui, suo figlio, è stato morso da un qualcosa, da un vampiro, e quindi piglia fuoco. Così vedi, così si apre, diciamo, la serie TV. Ma ritorniamo alla trama principale.
Quindi abbiamo questa poliziotta che proprio ce l'ha accanto, c'ha questa detective con questo bambino dell'età, la bambina vampiro, e che si incontreranno, stessa cosa come è stato nel film, eccetera, ovvero quando nevica, lei caruccia caruccia sopra sto albero e lui chiede: ma il freddo al culo non ti ha pigliato? Non glielo dice così, però mi avete capito. E qui no, fa questa amicizia, questo ragazzino un po' sfigatello, stessa cosa come gli originali e i remake, non ha amici, non ha nessuna questo passione per la magia, no? Vorrebbe diventare mago, i trucchi, i trucchetti, cazzate varie. E c'ha anche suo padre che vuole riavvicinarsi e riprende di nuovo il rapporto sia con lui sia con la madre, perché lui è stato, diciamo, ha avuto problemi di alcolismo bello pesante, però ora si sta rimettendo in gioco e si sta sistemando, ecco, personalmente, anche trovandosi anche un lavoro, ma che un lavoro bello non è. Quindi la trama è bensì questa qui. Il nostro caro protagonista, il nostro Mark, cerca questa cura e nel frattempo incontreranno finalmente questa persona, questo vampiro che sta seminando sto casino, ma scopre che praticamente non è un vampiro, somiglia come un vampiro, ma non è un vampiro, è una droga che ti fa sentire un vampiro. Una cosa strana, cose che non c'era nel film. Che sta minchiata. Vabbè, è mai interessante, da come vedo. E quindi da qui scopre che prende questa droga. Chi la vende, uno dei venditori di droga, chi è? È proprio il padre del ragazzino, mago. Uno degli spacciatori. Uno degli spacciatori. Attenzione spoiler, perché questo è un riassunto, sono che cazzo devo scrivere il riassunto. Niente, viene scozzato e la bambina finalmente fa cena. Solo beve, solo scola come niente. E l'episodio finisce. Aspetta, non hai specificato una cosa. Dato che stai parlando degli spoiler, non è che la bambina lo sgozza. Lo sgozza, no, il lo padre, sgozza, lo sgozza il padre. Perché sta cercando appunto questa droga. Se c'è appunto questa droga in mezzo per sapere se c'è un vampiro o no. E lui gli spiega questa droga che fa. E vediamo questa pillolina gialla. Sì. Tipo il colore dell'ambra. Chi conosce l'ambra sa che colore è. Ambra angiolini. E dice: guarda, questa droga fa cambiare il colore degli occhi, fa tipo correre sui muri, cioè ci fa tipo diventare soprannaturali. Quindi questa è una droga particolare, quindi non è. Quindi ma lui deve cercare il vero vampiro e purtroppo deve cercarlo in mezzo a tutti questi finti. Lo ammazza, ecco. Poi perché siccome è orario di cena, Sofia sta grattando i muri, quasi anche uccidere alla fine non il c'è bambino. Più niente da chiedere, dicevo, fa un culo, deve dare un io sono rimasta male, però poverino, almeno è un padre che si sta non può andare a Burger King. Lo so. Quindi, prende questo e solo bene. L'episodio si chiude così. Io ora penso che esce un episodio a settimana, preso su tre episodi disponibili. Per chi io ho letto certe cose su Paramount che mi fanno anche ridere, lo so che non c'entra un cazzo, ma che minchia vi lamentate? Cioè, c'è gente che dice: ma 5 euro non c'è un cazzo in Paramount, ma io mi faccio un'altra, ma testa di cazzo, aperto da un mese, che minchia vuoi? Anzi, sta mettendo varie cose interessanti, tra From, film interessanti horror, cioè veramente sta mettendo tanti contenuti horror Paramount Plus che non me l'aspettavo. Ma che cazzo pretendete, porco Giuda? Sono delle persone ignoranti. Non lo so, ecco, andate al lavoro e vi chiedo, andatevi a comprare la villa. Dice, ho iniziato ora il lavoro. E tu da compra la villa. Si inizia piano piano. Ricordate, quando è uscito Netflix, stanotte, nel 2015, che ero fatto abbonamento insieme a Crasavuccio, non c'era un cazzo, c'era solo Daredevil. Solo quello ti potevi vedere di serie TV e qualche altra stronzata. Niente c'era. Non è quello che c'è adesso Netflix, che c'è una caterba di roba che neanche uno si rompe anche i coglioni di quanta roba c'è. Ed è quasi sempre roba di qualità bassa. Invece Paramount, quel poco che ha, sono di qualità. Sta portando per adesso. Vorrei parlare di questi spoiler, quindi io vi saluto tutti, vi ringrazio. Se vi iscrivete al canale, lasciate un like, commentate. Fatemi sapere un po' voi se avete visto i film o se avete visto la serie TV. Ora parliamo di questi spoiler che collegano il film. Allora, io dicevo, la Alice Agati dice, c'è qualcosa che non va. Io ho detto, non te lo posso dire perché ti potrei fare spoiler. Poi la Alice Agati era troppo curiosa e mi ha chiesto per forza. Perché non faceva niente. Allora, nel film originale, nel remake, questa persona non è il vero padre. È prende uno dei tizi che dovrebbe dare da mangiare a lei.
Non si cerca nessuna cura, non si cerca nessun bambino originario, no, che ha infettato lei. Lei ha un fottio di anni nell'originale e varie persone l'hanno conosciuta proprio che loro già erano bambini quando si sono messi insieme a lei. E fa presagire che forse ci siano state delle cose, forse anche dei rapporti, non si sa. Cioè, nei film non viene specificato cosa. C'è questa cosa che si innamorano. Forse perché siamo nel 2022, c'è il perbenismo, queste cose, anche per non fa, perché fa brutto Fa quello. brutto una Faceva pure persona, più schifo. una persona adulta con una bambina, Io no? quando ho visto da bambino, quando ho scoperto so, da bambino, forse ero bambino, nel 2008 non ne avevo. Un giovane. Avevo 3, no, 2008, quasi 14 anni. Un po' mi aveva fatto schifo, ho detto, ma come il vecchio non è. Cioè, mi ha fatto un po' schifo sta cosa. Quindi può essere, per non fare schifo anche la gente adesso che vede e dice, ma come questo qua. Potrebbe, ma non viene specificato, attenzione, però di come lo Fa si intendere comporta, un si po'. comporta, no? Che lui si innamora, il fatto che è legato per 50 anni a stare con lei, fino a quando Dici, poi ma cosa ci farà con non questa, si sa. Speriamo di no, spero che ci si può sbagliare. Nei libri io non li ho letti, se qualcuno ha letto i libri me lo dica. Quindi questa è la cosa che mi. Invece qua nella serie TV è proprio suo padre. Cioè non è nessun altro, padre cioè che aveva anche una mamma. non è un estraneo. E altra cosa, altro spoiler che sto facendo sui film originali, il bambino, ovvero questo qua che incontra, diventerà il suo prossimo schiavo, ovvero che deve cercare da mangiare per lei e lei deve stare a casa. E così finisce l'originale, ovvero che scappano insieme, lui diventa il suo schiavo di lei. E lei niente, continua così fin quando poi lui non diventa inutile e vecchio di merda e si libera e si trova un altro giovane che gli può procurare da bere. Questo. Detto questo, io spero che non ho rovinato niente a nessuno. E vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo a un prossimo video.